Una lunga ed infinita sequenza di lavori ha letteralmente messo in ginocchio tutto il viale Mario Rapisardi. La denuncia viene dal presidente del comitato Catania Nostra, Andrea Cardello, che chiede immediatamente all'amministrazione comunale di capire modalità e tempistiche dei lavori nei sottoservizi al viale. Qui, da circa 9 mesi, si scava senza sosta con ampi tratti di entrambe le corsie che a fasi alterne vengono chiusi al traffico nel giro di poche ore ed è caos tra i pendolari e sono continue le proteste per le lunghe code chilometriche. Siamo su viale Mario Rapisardi, sono stato contattato dai residenti e dai commercianti della zona. Il problema in questa zona sono i cantieri che sono stati aperti per i lavori dei sottoservizi che interessano il viale Mario Rapisardi. Non si capisce perché da 9 mesi vanno avanti questi lavori senza vedere mai una fine. Cantieri spuntano dal giorno alla notte e restano aperti per tantissimo tempo. Questo porta dei problemi non solo alla viabilità, perché come sappiamo già Viale Mario Rapisardi è una delle vie più caotiche che ci possono essere nella nostra città, ma porta dei problemi pure ai residenti, porta dei problemi pure ai commercianti, perché stanno vedendo abbassarsi sempre di più il loro flusso di cassa, perché ovviamente le auto non possono fermarsi, non possono fare nemmeno una sosta breve, perché le carreggiate stradali sono molto ridotte. Ora chiediamo all'amministrazione di dare un occhio di riguardo per questa zona, di vedere a che punto sono i lavori e più che altro di seguirli puntualmente affinché non ci siano perdite di tempo e affinché questi lavori vengano espletati nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile. E soprattutto che tutta l'area interessata venga riasfaltata immediatamente e non solo con l'asfalto provvisorio, perché una volta chiusi i cantieri le strade risultano distrutte, piene di buche e asfaltate malissimo, creando delle grosse problematiche alla viabilità sia delle auto che dei mezzi a 2 ruote.